Ciao, nuovo video mukbang con i cannelloni, super cannelloni del boss. Vi dico solo che siamo in tre, quanti cannelloni ho fatto? Sono 16. No, vabbè, adesso ne ha fatti 16 per noi, però in totale ne avrà fatti una 70. Che il boss ormai pensa di sta a fare banchetti al ristorante. Poi vi dico solo, cioè famiglia, tutti ci fanno i complimenti, siamo una bella famiglia, che i signori qui se hanno preparato da mangiare, se erano fatti i piatti, se erano messi a tavola. A me proprio non mi hanno cagato le striscio. Infatti ho detto, mi sono seduto a tavola, non c'era il piatto mio, non c'era... Ma che ne so io? È un messaggio subliminale per dirmi che me lo hanno di casa. Ma noi, noi ce l'abbiamo fatti. Capito, ma io però, cioè, che ho fatto qualcosa di male? Mamma, ti ho fatto qualcosa di male? Mamma? Ti ho fatto qualcosa di male io? Ce l'hai con me? Non lo so. Allora, assaggiamo questi famosi cannelloni. Fatti vedere. Guardate. Ci ho messo poco formaggio. Dove sta il formaggio? Sta un frigorifero. Sta bene. Vabbè, grazie. Assaggiamoli. Che poi con il sugo della Mutti, raga, non potete capire. Orgasmo, mettiamo il formaggio. Mi piace, ma a me il formaggio mi piace. Io il formaggio sulle cose dove va il formaggio ce lo metto. Questi sul tonno lo mettono e poi lo vuoi sulla roba col sugo, non c'è formaggio a tavola. Non lo so. Allora, spieghiamo, boss, il ripieno di che cos'è? Il vitello. E? La mortadella da scordare. I love you. Ti lovo troppo. Buonissimi. E no, perché mi sta davanti, perché solo lo sa che se io gli devo fare una critica gliela faccio, cioè perfetti ne avranno anche io. Buonissimi. Buono. Come sono, va? Li assaggiate pure lì, assaggiate Pasquale com'è. Poi l'abbiamo dati, siccome l'avevamo dati per Natale, l'abbiamo regalati, mi ha fatto un pensierino anche con i cannelloni, anche mio fratello, l'hanno assaggiati lui, la compagna, i figli, tutti qua erano buonissimi e ne volevano un po' di più. Però noi ci siamo messi da parte con Gelaglia. Saluto tutti i miei parenti che mi stanno guardando, che ormai tutti i parenti, tutti sono diventati iscritti del mio canale. Quindi salutiamo tutti i parenti, poi vai a salutare i parenti, i cugini, gli zii. Sì. Che devo dire, un messaggio. Mo sto a mangiare. Saluto tutti i parenti, cugini, zii, che chi sta da una parte, chi sta dall'altra, in Romania, Napoli, in altre regioni, dove in altre regioni del nord, scusami, non mi ricordo. Vi saluto tutti, ci stanno guardando. Quindi devo stare attento a come parla quello che dico. Io se lo faccio nascere casini in famiglia. Non ho nato, stai a posto. No, io è nato. Mia madre ha gradito, sta facendo già il bis. Vabbè, comunque sono grossi questi cannelloni, eh. Cioè. E va bene. Devo mettere la mortadella. Guardate i cannelloni. Sembra che non mangiamo da chissà quanto tempo. No, comunque qua prima dell'estate tocca mettersi a dieta. Vero amore? Se no non ti puoi mettere in bikini. Ma comunque è buono. No, buonissimo. Cannelloni tradizionali si chiama. Questi sono cannelloni tradizionali, dice il boss. Se lo dice lui, chi siamo noi per contraddirlo? Perché gli altri cannelloni sono fatti con la spoglia dell'uovo. È farina, fai le spoglie e poi ci fai dentro i cannelloni. Invece questi sono tradizionali. Buonissimi, mia madre li ha super promossi. Ok. Non li sto gustando. Mi sto a posto, grazie. Ma perché sono grandi? Loro, i miei genitori, hanno un brutto vizio, che mangiano troppo svelto.
Noi ci siamo bagnati 4 a testa. 4, io 3. 4 io. Io 3 me ne dati? Tu 3, ma io 4. Io 4 io e 4 mamma. Ma come fate? Come famo? Noi famo. Sei tu che non fai. Noi mangiamo. Ma dovete stare attenti perché c'avete una festa. Ormai dovete stare attenti, Il vostro metabolismo è molto più lento. Tipo uno che si arranca. Il mio è più svelto. Poi io insomma faccio un po' di sport, lo faccio, voi siete un po' più pigri. Quindi state attenti a non esagerare. Va bene ogni tanto, sì. Vabbè che noi durante la settimana comunque mangiamo molto semplice, vero mamma? Noi abbiamo molto le verdure, i minestroni, poi lo vedete nelle nostre video spesa. Tu da un po' che non ti mangi più il farro. La paciamella non è più, se facevo la paciamella con un po' di pomodoro sopra. Però erano le paciamelle, invece queste sono proprio originali, tradizionali. Invece la paciamella è nata così. Ma con questo impasto si possono fare anche i ravioli, i tortellini? Tutto, con l'impasto questo si può fare tutto. Tutto. Con la carne, io posso fare pure con ricotta e spinaci, con i salsicci, come vuoi. Salsiccio. Ma fai una bella tazzola di caffè. Una tazzulilla e caffè. Quando esce la napoletanità, quando si tratta di caffè, esce la napoletanità. Il pasticco e il caffè. Prima il caffè. Poi intanto dove io il caffè per esempio non lo prendo. Poi intanto dove pasticco. I miei si prenderebbero 50 caffè al giorno. Che anche troppo caffè fa male. Mangio uno svelto e prendono proprio il caffè. Bisogna dirle le cose. Finito. Buonissimi, mi sono proprio gustati. Però sono pieno, 3 per me. Cioè, massimo posso mangiare, perché sono grossi. Io non so come tu hai fatto a mangiarne 4. E amore, come hai fatto a mangiarne 4? Ma no, l'hai chiesto tu, però te la date che li sei mangiati. No. Va bene. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Devi salutare? Sì, ciao a tutti!